Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video per la presentazione del nuovissimo Buff & Boost di Vintech, progettato da Vintech in collaborazione con JGR Studio. Questo booster nasce come pedale per chitarra, viene modificato in questo caso per un segnale stereo, quindi left and right, è in grado di boostare il segnale fino a 24 dB senza distorsione, superati i quali entra la modalità di boosting e quindi anche di distorsione. Lo abbiamo pensato per utilizzarlo questa volta invece con le tastiere, con i sintetizzatori e, come vedremo in questo caso, anche con i plugin VST. Nel caso specifico l'ho inserito nella pipeline di Studio One, quindi come ingresso e uscita diretta dalla scheda audio, quindi usciremo direttamente dalla scheda audio, in questo caso la sto utilizzando sulle tastiere, e poi lo proveremo anche sui loop di batteria, vedremo come è in grado di enfatizzare ed arricchire armonicamente anche i suoni campionati e quelli dei sintetizzatori virtuali. Andiamoli ad ascoltare. Mettiamo in solo le tastiere e accendiamo la pipeline che contiene il boost, quindi non soltanto un aumento delle basse come ascoltiamo, ma anche un'enfatizzazione delle armoniche e delle frequenze medie. Poi agendo sulla manopola, una volta inserito, possiamo aumentarne la dinamica senza entrare in distorsione. Salendo ancora, arriviamo anche a una gradevolissima distorsione. Riscendiamo con il gain. Ma sentiamolo all'interno del mix. Inserito. Spostiamolo ora anche nella parte ritmica, quindi spengiamo, copiamo la pipeline e ci spostiamo nella ritmica. Anche in questo caso bellissimo l'enhancing sulle frequenze medie e medio basse. Facciamo rientrare il sound nel mix, quindi recuperiamo il volume abbassandolo, scendiamo ancora almeno 6 dB, facciamo un po' più alto. Inseriamo 6 dB in meno, più o meno ci siamo. Anche recuperando volume, la cassa è sempre più presente rispetto al loop originale. Uno strumento indispensabile a questo punto per chi lavora con i synth virtuali, che è in grado di regalarci quel sapore analogico che spesso ricerchiamo, ma le emulazioni non sono ancora in grado di dare. Riapriamolo sulle tastiere. Spero vi sia stato utile, il booster è ordinabile presso il sito di Vintech direttamente, facendo richiesta appunto della versione JGR Studio. Il pedale è inoltre alimentabile da 9 a 24 volts, in grado quindi di aumentare anche l'headroom di lavoro. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per tutte le novità riguardanti l'hardware e le registrazioni. Continuate a seguirmi su Music Off, Facebook e YouTube. Ciao a tutti!